Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Secondo un sondaggio dell'Istituto Tecnè, alle prossime elezioni amministrative dell'Aquila, l'attuale sindaco Biondi potrebbe essere riconfermato al primo turno. Inoltre, in base alle intenzioni di voto della prima metà di novembre, la coalizione di centrodestra è quella con più preferenze, ma il primo partito è il PD, il Servizio di Giuseppe Dintino. Il sindaco Pierluigi Biondi è più apprezzato dei suoi ipotetici avversari, ma il partito con più consensi è il PD. L'Istituto Tecnè, in collaborazione con l'agenzia DIRE, ha scattato una fotografia delle intenzioni di voto in vista delle elezioni amministrative dell'Aquila previste per la prossima primavera. Il sondaggio si basa sulle interviste realizzate tra l'8 e il 9 novembre, rilasciate da 1.000 persone, maggiorenni e residenti nel capoluogo abruzzese. Il responso degli aquilani è in linea con la tendenza nazionale. Se si votasse oggi, il primo partito sarebbe il PD con il 25% dei consensi, a seguire Fratelli d'Italia con il 21,9% e a poca distanza la Lega col 19,8%. Vi è poi Forza Italia col 9% delle preferenze, mentre l'8,4% degli intervistati voterebbe altri partiti di centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle è fermo al 6,9%. Il 5,8% voterebbe partiti non riconducibili ai due principali schieramenti, mentre l'1,9% sceglierebbe Sinistra Italiana e l'1,3% darebbe il proprio voto a partiti di centrodestra tra quelli non precedentemente nominati. Se gli elettori dei diversi partiti dovessero apprezzare gli apparentamenti, la coalizione con più preferenze sarebbe quella del centrodestra con il 52%. Quella di centrosinistra, con anche Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, avrebbe il 42,2% dei voti. Bisogna tener presente però che il 47,9% degli intervistati si è detto incerto o astenuto. Agli aquilani è stato chiesto anche chi preferirebbero come primo cittadino in sei scenari diversi. Nel primo scenario Biondi è contrapposto ad Americo Di Benedetto del Passo Possibile. Nel secondo lo sfidante è il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Stefano Palumbo. Nel terzo il candidato è l'ex presidente del Consiglio Comunale, Carlo Benedetti. Quarta opzione con la deputata PD Stefania Pezzopane, candidata sindaco. Nel quinto scenario lo sfidante è l'ex sindaco con Massimo Cialente e nel sesto è l'ex parlamentare e sottosegretario Giovanni Lolli. In tutti e sei questi scenari, Biondi vincerebbe al primo turno, con percentuali molto simili tra le varie situazioni. L'attuale sindaco sarebbe riconfermato con percentuali tra il 51 e il 53%, mentre gli sfidanti si fermerebbero intorno al 30%. Fatta eccezione per la deputata Pezzopane, che guadagnerebbe il 34% delle preferenze. In ogni caso l'astensione sarebbe di circa il 45%, mentre un 15% degli intervistati voterebbe un terzo candidato. Nel sondaggio agli aquilani è stato chiesto anche un giudizio sull'attuale amministrazione in carica dal 2017 su diversi aspetti della vita cittadina. L'azione del governo più gradita riguarda cultura e sport con il 70% di giudizi positivi, quella più carente riguarda i servizi ad anziani, disabili e soggetti fragili, dove il livello di gradimento è del 46%. Bollettino Covid, oggi in Abruzzo 219 nuovi positivi di età compresa tra 1 e 91 anni, eseguiti 3.898 tamponi molecolari e 13.055 test antigenici, positivo dunque l'1,29% dei campioni analizzati. Non si registrano ulteriori decessi, salgono a 80.565 i guariti, più 70 rispetto a ieri. Sono 4.174 gli attualmente positivi, più 149. In crescita i ricoveri, sono 98 in area medica, più 7 rispetto a ieri, con un tasso di occupazione del 7%. 9 in terapia intensiva, più 2 rispetto a ieri, con un tasso di occupazione del 5%, mentre sono 4.067 i positivi in isolamento domiciliare, più 140 rispetto a ieri. I nuovi positivi sono residenti 15 in provincia dell'Aquila, 91 in quella di Chieti, 48 in quella di Pescara, 62 in quella di Teramo. Per 3 casi sono in corso accertamenti sulla provenienza.
E la situazione contagi in provincia di Teramo preoccupa più sulla costa che nel capoluogo, come conferma il primo cittadino Gianguido D'Alberto, il sindaco di Teramo, che sulle scuole chiede di allargare il tavolo istituzionale per l'applicazione dei protocolli. Vediamo. Sono oltre 100 gli attualmente positivi al Covid-19 nel territorio del comune di Teramo, numeri ancora sotto controllo rispetto a quelli fatti registrare lungo la costa, ma comunque proporzionali alla crescita regionale. Lo rende noto il sindaco Gianguido D'Alberto dopo il summit tenuto ieri in prefettura. La situazione è sotto controllo rispetto ad altri comuni e anche soprattutto rispetto alla costa, dove invece i numeri assoluti sono rilevanti, soprattutto in alcuni comuni. Abbiamo solo 3 ricoverati, quindi questo forse insomma, è un dato che va accolto positivamente, nel senso che c'è un'ampia diciamo così, quota di vaccinati. Insiste sulla campagna vaccinale d'Alberto, facendo appello a spingere sulla vaccinazione soprattutto in vista delle festività natalizie. Se ci sarà bisogno di ulteriori restrizioni oltre alle prescrizioni nazionali, prosegue il sindaco, ci ragioneremo in base ai dati. Buona la scelta dell'ASL di aprire anche altri spazi. Spingiamo sulla vaccinazione anche in prossimità delle vacanze natalizie. Ieri in un incontro tecnico in prefettura si è ragionato appunto su quelle che potranno essere, una volta pubblicato e reso ufficiale il decreto, le misure che consentiranno di svolgere un Natale, come il Presidente Draghi ha detto, all'insegna della normalità. Proseguiamo con questa spinta sulla campagna vaccinale e sulla terza dose, contestualmente innalziamo il livello di attenzione e anche le misure di protezione che ci consentano appunto di gestire questa fase natalizia e maggiore serenità e libertà. Attenzione massima sulle scuole, nelle quali forse lo screening di tamponi salivari non ha prodotto risultati massimi. Si stanno applicando i nuovi protocolli, che ora dovranno essere messi alla prova anche dei nuovi dati. Anche ieri in prefettura, ragionando con Sua Eccellenza il prefetto, abbiamo condiviso insomma, la necessità assolutamente di allargare l'attenzione istituzionale, il tavolo istituzionale anche e soprattutto alle scuole per il tramite dell'ASL. Emergenza sicurezza in centro a Pescara, così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che si fa portavoce anche del disagio di commercianti e residenti. Paolo Renzetti. Un quadrilatero da Far West, lo definisce così il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Il fazzoletto di città di Pescara, composto da via Quarto dei Mille, Corso Vittorio Emanuele, via De Amicis e piazza Santa Caterina. Residenti, commercianti ma anche cittadini che transitano per lo shopping o il lavoro nel centro di Pescara ci chiamano disperati, ha detto Pettinari, per segnalarci situazioni al limite della decenza. La situazione non migliora nell'area di risulta davanti alla stazione centrale, sia nella zona del terminal bus che in quella dei parcheggi. C'è qui giorno e notte un bivacco di delinquenti, criminali, spacciatori di droga, persone che bivaccano davanti alle vetrine, vomitano. L'altro giorno, ma spesso ci sono risse violente, ci ha raccontato il titolare di un negozio, qui schizzi di sangue sulla vetrina. Voi potete immaginare, quindi questi poveri commercianti, nonostante la pandemia, sono costretti tanti a chiudere. Perché i cittadini onesti, le persone oneste hanno paura, non passano più in questa zona, quindi stanno diminuendo notevolmente il fatturato. Ma da qui ci spostiamo nella vicina piazza Santa Caterina, un'altra terra di nessuno, dove spaccio di droga, bivacchi, gentaglia, delinquenti che mettono a rischio la vita dei cittadini onesti. Ecco, inizia tutto nelle tarde ore mattutine, possiamo dire, e dalle 5 in poi il pomeriggio fino a tarda notte. Qui nel parcheggio, le donne hanno paura ad andare a riprendere la macchina la notte perché vengono avvicinate da parcheggiatori abusivi che sono ubriachi, delinquenti. È una cosa vergognosa, per passare all'area di risulta, anche lì pericolosissima, poco illuminata. Ci sono situazioni veramente da terzo mondo. Noi chiediamo che cosa? L'unica cosa, quello di mettere una pattuglia appiedata, una vera e propria ronda o di due poliziotti, forze di polizia, o anche un vigile urbano, un agente della polizia municipale. Lei ha proprio il negozio qui nel Corso Vittorio Emanuele, che accade qui diciamo il pomeriggio, la sera in particolare, ci sono dei problemi? Sono tanti i problemi che accadono tutti i santi giorni, noi lavoriamo di fatto solo la mattina perché il pomeriggio siamo costretti a chiuderci dentro
Per paura di tutto quello che vediamo, perché ci sono persone che si ubriacano, che litigano, non c'è mai nessuno che viene a controllare, sono pericolosissime, per cui per paura che entrino e ci facciano del male, purtroppo ci dobbiamo chiudere dentro. La nuova Pescara è una opportunità da non lasciarsi sfuggire. Questo è il senso del dibattito pubblico che si è tenuto questa mattina a Montesilvano e a cui hanno preso parte esponenti politici e associazioni. Un ordine del giorno verrà inviato ai consigli comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Vediamo. Le iniziative di accesso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono essere gestite in forma associata tra i tre comuni della Nuova Pescara e non possono prescindere da una loro formale condivisione presa d'atto per evitare sia di indebolire le proposte sia che si pongono tra loro in modo conflittuale e contraddittorio, con l'intento di suggerire alle municipalità che ancora esitano su posizioni distinte e autonome strumenti di intervento più utili e mirati alla effettiva costruzione della nuova conurbazione. Al fine di garantire la maggiore informazione, questa mattina a Montesilvano si è tenuta una tavola rotonda per fare il punto della situazione sulla nascita della città metropolitana. Sì, gli ostacoli sono latenti, magari non espressi, ma comunque pesano. Pesano nel senso che il legislatore ha stabilito che alcune funzioni amministrative debbano essere esercitate in forma associata. Nonostante questo sia un preciso obbligo di legge, ad oggi questo tipo di attività non è stata sviluppata. Il convegno di oggi, l'incontro di oggi è stato fondamentale perché ha reso evidente quanto siano elevati i danni che questa comunità sta subendo per via di questo ritardo. Si è parlato di PNRR, che è uno strumento che punta alla modernizzazione, all'efficientamento, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e che ha come obiettivo l'innalzamento della qualità e dell'efficienza del sistema pubblico che governa gli enti locali. La fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore rappresenta uno strumento formidabile ed è il più grande processo di modernizzazione dei comuni mai realizzato in Europa. Mai in Europa si è realizzata una fusione così grande. Quindi è evidente che il potere contrattuale e negoziale che hanno questi tre comuni sul piano dell'accesso alle risorse, il PNRR, è un potere unico, straordinario, non lo stiamo utilizzando. E io lo dico da sempre, per me è un processo irreversibile con la legge regionale che c'è adesso. È chiaro che se questa legge regionale dovesse essere cambiata da qualcuno, allora ragioneremo con un altro strumento, ma adesso il percorso è già tracciato, dobbiamo soltanto non perdere tempo. Il PNRR ci aiuterà in questi territori ad avere risorse importanti. Il punto sul PNRR è di evitare che le tre amministrazioni locali ragionino da un punto di vista progettuale separatamente, non tenendo conto delle necessità di un territorio che ormai è una conurbazione completa e non tenendo conto che nel frattempo il processo di fusione è già avviato e quindi bisognerebbe di già per legge ragionare insieme. L'amministrazione comunale di Teramo ha presentato questa mattina il progetto relativo a Contrada Carapollo. Il vice sindaco Giovanni Cavallari ha annunciato la realizzazione di un nuovo ponte e il rifacimento del ponte a catena. Vediamo. Contrada Carapollo cambierà volto, un'operazione da 7.200.000 euro divisi in due lotti. In una prima fase la realizzazione del nuovo ponte che collegherà la strada di Carapollo con il raccordo dell'8.0 in prossimità del centro sportivo Acquaviva. In una seconda fase invece ci sarà il rifacimento del ponte a catena che andrà a migliorare la viabilità cittadina. Il progetto ha superato lo stato di fattibilità ed è alla ricerca di finanziamenti. Se questo progetto riuscirà ad ottenere un finanziamento nel giro di pochissimi mesi, ovviamente passeremo da uno studio di fattibilità a uno studio, diciamo, a un progetto definitivo ed esecutivo per poi ovviamente procedere all'affidamento dei lavori. I lavori, ricorda il vice sindaco Giovanni Cavallari, non saranno immediati, ma la riprogrammazione è ripartita per migliorare non solo la viabilità ma anche le attività della zona. Pensiamo a Teramo Ambiente che tipo di problemi ha avuto in quest'ultimo periodo, ci sono state le condizioni meteorologiche un po' avverse, dove il ponte a catena non era transitabile e quindi dovevano, per raggiungere il deposito, dovevano passare da Poggio Cono. E quindi devo dire che secondo il nostro progetto, secondo la nostra visione di questa amministrazione, è sicuramente un'elevazione qualitativa, non solo qualitativa, un miglioramento della viabilità ma anche infrastrutturale. Altri studi di fattibilità riguardano la messa in sicurezza di altre due infrastrutture.
infrastrutture del comune Abrutino, Ponte San Francesco e Ponte della Cona nei pressi del bivio per Torricella, a cui si aggiungono i lavori realizzati da Strada dei Parchi per la messa in sicurezza delle 5 rampe di accesso e uscita dalla Teramo Mare per un valore di 5 milioni di euro. Sotto il profilo della progettazione e della riprogrammazione della viabilità a livello cittadino si stanno facendo passi da giganti. Oggi abbiamo una visione che possiamo ovviamente tenere a disposizione per tutti i canali di finanziamento che riusciremo a trovare anche grazie al PNRR. A Chieti oggi si è tenuto un convegno per parlare delle problematiche del bullismo e di come combattere il fenomeno. Vediamo. Emozioniamoci, vinciamo la partita contro il bullismo. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto questa mattina al Teate Center di Chieti. Una tematica, quella del contrasto al fenomeno del bullismo, da diversi anni sotto l'attenta lente di ingrandimento di scuola, istituzioni e mondo dello sport e che investe a tutto tondo le dinamiche sociali ed educative legate alle nuove generazioni, dove spiccano ancora oggi, specie tra i giovani e i giovanissimi, casi di marginalizzazione, discriminazione e sofferenza. Il dibattito è stato organizzato dall'area comunicazione della Chieti Basket 1974. Parlare oggi di bullismo associato allo sport assume un grande valore, perché il binomio sport e lotta contro il bullismo ha una caratura più importante di quanto si possa pensare. Lo sport è un veicolo di grande libertà, di grande aggregazione, ma insegna le regole, insegna la disciplina, per cui può essere ambivalente, nel senso che può diventare molto utile per riuscire a far uscire dal senso di isolamento chi è vittima di bullismo, ma può essere anche utile per impartire quelle regole, quella disciplina affinché si generino meno bulli possibile, perché se sei impegnato nello sport difficilmente nella vita poi diventi una persona negativa, perché come dico sempre io da tennista internazionale, in quei campi dove entro per disputare le partite più importanti del mondo porto ciò che sono fuori, per cui non può essere un bravo giocatore se al di fuori non ti dai in qualche modo delle regole di disciplina e di civiltà, che sono poi quelle fondamentali per non diventare una persona negativa e dannosa nei confronti degli altri. Questo evento fa parte di Chieti Basket for Children per sensibilizzare un concetto fondamentale, che allenare il fisico non basta, ma bisogna anche impartire discipline, regole e soprattutto fare in modo che i ragazzi socializzino tra di loro ed imparino a stare insieme, ad aiutarsi. Il basket si gioca solo in 5 persone. I termini aiuto nel mismatch sono termini che servono proprio a questo, cioè a far capire che magari se ci si aiuta tutti quanti insieme in partita e non solo, quindi è più facile vincere. L'Università degli Studi di Teramo arricchisce la sua offerta formativa con un master di primo livello in percorsi di democrazia partecipata, autonomie locali e processi deliberativi. La scadenza per le iscrizioni è stata prorogata al prossimo 15 gennaio 2022. Vediamo. Al via all'Università di Teramo il master di primo livello in percorsi di democrazia partecipata, autonomie locali e processi deliberativi. L'obiettivo principale del master è quello di offrire risposte adeguate ed efficaci alla complessità della società e dei sistemi di governance. A tal proposito è di fondamentale importanza saper leggere i bisogni e le risorse dei territori nella loro interazione con le comunità e con gli enti locali. Il master in percorsi di democrazia partecipata, autonomie locali, processi deliberativi, è un master di primo livello, quindi con accesso a qualunque laurea triennale. Un percorso formativo che risponda a delle esigenze e delle stanze sia ad esempio contemplate dal Piano Nazionale di Resilienza e Ristoro, sia per esempio dal Next EU Generation e sia alle istanze proprio di uno sviluppo del territorio, degli enti locali, che risponda ad una visione di complessità, quindi non solo magari con un'attenzione specifica, non so, al tema dell'ambiente, delle policy, ma con una visione di complessità. Il Master si propone di formare i destinatari sui principi e sugli istituti di democrazia partecipativa. La partecipazione popolare deve essere vissuta come metodo democratico di cooperazione, mediazione e interlocuzione permanente tra amministratori e società civile. Ma che cos'è la democrazia partecipata?
La democrazia partecipata è il risvolto più importante della nostra democrazia costituzionale, così come è scritta in Costituzione. La nostra non è una democrazia solamente rappresentativa, per cui si vota, i nostri rappresentanti poi fanno tutto. La nostra è una democrazia rappresentativa che deve completarsi con la presenza quotidiana e attiva di tutti i cittadini. Ora, questo purtroppo negli anni, nei decenni che si sono susseguiti, è venuto meno, nel senso che i cittadini tendono sempre più a delegare la propria sovranità, tenendo conto che il cittadino è il sovrano, la propria sovranità ai rappresentanti che sono eletti negli organi politici di governo. Quindi cosa auspicare? Auspichiamo una cittadinanza attiva, la presenza attiva dei cittadini, quotidiana, tutti i giorni. Partecipazione non significa decisione, non significa democrazia diretta. Partecipare non è essere colui che decide le leggi, no? Partecipare significa dare un contributo attivo di presenza. La conoscenza, l'informazione sono il presupposto della presenza attiva dei cittadini. La scadenza per le iscrizioni al master è prorogata al 15 gennaio 2022. Ed ora la pagina dello sport con la Serie C. Il Pescara domani alle 14.30 ospiterà la Lucchese, mancherà Galano. Oggi ha parlato il tecnico Auteri prima della seduta di rifinitura sostenuta allo stadio Adriatico Cornacchia. Vediamo. 90 minuti per rinsaldare la propria panchina. Il match con la Lucchese deve significare riscossa per il Pescara, il cui campionato è troppo sottodimensionato come piazzamento e come distacco dalle migliori. E per Gaetano Teri deve significare poter allontanare lo spettro di un esonero che aleggiava dopo Pontedera per proseguire il proprio lavoro in riva all'Adriatico. L'analisi del tecnico di Floridia dopo l'amara partita del Mannucci. L'allenatore è l'anello debole della catena, il fatto che io credo che questo comunque sia una squadra ben allenata, perché i nostri problemi sono altri, perché ma quelli di un po' di inesperienza in alcuni momenti, di poca cattiveria agonistica, un po' di attenzione, un po' di concentrazione, un pizzico di esperienza in più in alcune situazioni, però quelle cose sono cose che si acquisiscono soprattutto per alcuni ragazzi col tempo. Però di contro ci abbiamo anche se sembra un paradosso dirlo in questo momento, anche tante qualità, perché comunque questa è una squadra che gioca. Poi io personalmente condivido anche quello che si dice, e poi personalmente sono perennemente insoddisfatto. Certo che dobbiamo fare di più, e per fare di più ci dobbiamo mettere testa e anima e cuore, che sono i due aspetti più importanti, perché poi tecnicamente abbiamo qualità. Questa è una squadra che dal punto di vista tecnico ha qualità. In settimana Auteri ha lavorato per riproporre dal primo minuto la squadra col 3-4-3, che resta l'assetto delle migliori interpretazioni stagionali, come ricorda lo stesso allenatore, che poi però rilancia su un atteggiamento migliore che chiede ai giocatori. Ne abbiamo fatte diverse buone, ma con la Reggiana è stata una partita molto buona. Cioè, ma di che parliamo? Partite con l'Ancona, quella è la nostra faccia. Piuttosto io chiedo di più a quelli che stanno fuori, ma che invece hanno avuto anche loro l'opportunità, e voglio dire, ha giocato Rizzo ultimamente, anche se con qualche problema, Giambò, non hanno dato tantissimo, è lì il problema, insomma. Sorrentino dovrebbe essere ancora titolare, davanti a lui certo Drudi, poi in grosso è favorito su Janes, Frascatore su Veroli, Zappella e Rasi i due esterni di fascia, in mezzo Pompetti e Memusciai, in avanti indisponibile Galano, Clemenza è insidiato da Chiarella per il posto del tridente sulla destra, in mezzo Ferrari, a sinistra Rauti, in gola a Pontedera, potrebbe avere di nuovo una chance dal primo minuto a dispetto di De Marchi e Dursi, quest'ultimo provato sovente da centravanti nelle ultime sedute. Nella Lucchese out Eklu per squalifica e Papini per infortunio. Nel suo 4-3-1-2 il tecnico Guido Pagliuca avvicenderà il centrocampista ghanese con uno tra Frigerio e Picchi e riproporrà 10 undicesimi della squadra che ha battuto il Siena con il rientrante Semprini pronto dalla panchina. Così Auteri sui toscani. Una squadra che gioca a calcio, una squadra aggressiva, una squadra che gioca su ritmi alti, elevati, una squadra che ha anche qualità davanti, perché ha tre giocatori importanti, una squadra che è strutturata bene. Ma guardi che questo è un girone, l'ho già detto, questo è un girone tosto, che ha sorpreso anche me, fra virgolette, ma mi sono reso conto subito
Non ci sono squadre deboli, non ci sono squadre, le outsider, fra virgolette, hanno tutte qualità, sono tutte squadre organizzate, anche perché devo dire il livello e la media degli allenatori nella categoria, ma questo già avviene da un po' di anni, l'ho detto anche precedentemente, è molto cresciuto e quindi sono tutte squadre toste. Davide e Mario Ciaccia sono di nuovo liberi, i GIP dei tribunali di Roma e Teramo con due distinte udienze per entrambi non hanno convalidato l'arresto per i due fratelli da qualche settimana proprietari del club e che erano in stato di fermo da giovedì mattina nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma che ha coinvolto 6 regioni. I due imprenditori romani che devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato erano stati arrestati dai militari della Guardia di Finanza a Teramo e Roma. Nel corso dell'inchiesta è stato posto sotto sequestro il 60% delle azioni della SS Teramo Calcio SRL. E passando al calcio giocato, domani sempre alle 14.30 trasferta a Carrara per il Teramo contro i gialloblu di Antonio Di Natale. Tanti gli assenti e la lista dei lungodegenti composta da Birrigea, Bua, Cucurullo, Chierema Tengoro, Setti e Trasciani si è aggiunto nelle ultime ore il febbricitante Fiorani. Avvicinamento del match ovviamente condizionato dalle recenti problematiche societarie. Ascoltiamo il tecnico Guidi. A Carrara e non solo per la classifica. La trasferta, non per il valore assoluto dei gialloblu, più difficile finora per il Teramo. Per tornare al successo mantenendo aperta una striscia di 3 risultati utili consecutivi. È il momento più complicato dal punto di vista emozionale per un gruppo che proverà a fare fronte comune nella tempesta giudiziaria che ha investito la nuova proprietà. Il diavolo sarà allo stadio dei Marmi per provare un blitz che darebbe ossigeno ad una graduatoria che lo vede ancora in zona play-out. Guidi recupera Soprano in difesa e col difensore disponibile dietro i problemi si fanno meno pesanti, ma l'infermeria resta comunque affollata. Sì, Soprano è recuperato, Cucurullo ancora no. E ad oggi abbiamo Fiorani con la febbre, però questo non so, vediamo domani come starà. Poi sono i soliti noti, tolto Soprano, che mancheranno, quindi Birligea, Chierema Teng, Bua, Cucurullo, Trasciani, penso di averli detto tutti. Sul fronte carrarese Di Natale spera di recuperare qualche acciaccato, in particolare Dumbia, che è stato monitorato tutta la settimana con risposte discrete. Sarà assente invece Bramante per un problema muscolare, il resto dell'organico invece è a disposizione. Sappiamo che è una squadra ostica, con giocatori si sono anche rinforzati attingendo dal mercato degli svincolati, prendendo giocatori del calibro di Giannetti, quindi insomma questo la dice lunga anche su quelle che possono essere le ambizioni di questa società, una squadra che nel reparto offensivo ha tante frecce al proprio arco. Dovessimo perdere palla e ci dovessero attaccare in campo aperto, sono giocatori estremamente pericolosi perché hanno uno contro uno, hanno abilità tecniche e poi sono una squadra strutturata con abilità anche nei piazzati e anche sulle palle native, sono estremamente, estremamente pericolosi. Non sarà della sfida, ma per altri motivi, il grande ex Saveriano Infantino, fuori rosa, è in lista di sbarco nel mercato di gennaio. Dovevo andare via perché hanno ridimensionato i costi, hanno abbassato di tanto tutti i contratti facendo una squadra più giovane e io praticamente non rientro più nel loro budget. E quindi sono stato messo fuori all'inizio, poi mi hanno reintegrato per 4-5 partite, 6 partite, ho fatto qualche spezzone e per poi rimettermi di nuovo fuori per spingermi a gennaio ad andare via, dai. Carrarese in un momento non brillante, la vittoria manca da 6 gare, 3 pareggi e 3 sconfitte. E a proposito di pareggi, anche se Guidi proverà a giocarsela, quello della spartizione della posta in fondo non sarebbe un risultato da buttare. Se ci dovessimo fermare a fare una tabella punti, rischieremmo di perdere di vista quello che è il campo davvero. Noi non siamo una squadra che riesce a fare, oggi pareggiamo, ci mettiamo là dietro e sappiamo difendere 0-0. È chiaro che se noi dovessimo fare una prestazione estremamente positiva e poi il risultato è di pareggio, è chiaro che non l'accetteremo. Noi sappiamo che questo è un campionato estremamente equilibrato, basti pensare che sei a 5-6 punti dal quinto posto, sesto posto, quindi è importante dare continuità, perché tolta la partita di Coppa Italia noi siamo in un trend positivo sui risultati sul campo. E ora la presentazione della giornata di Serie D condizionata da 2 rinvii, vediamo.
Con i rinvii di due partite che riguardavano squadre abruzzesi per casi Covid riscontrate nelle avversarie di Castelnuovo e Vastese, la giornata nel girone F di Serie D, almeno per quanto concerne l'Abruzzo, vedrà i riflettori puntati sull'Angelini di Chieti, coi neroverdi padroni di casa che ospitano il Notaresco. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diversi, ma che per vari motivi non stanno attraversando un momento particolarmente brillante. La formazione di Alessandro Lucarelli, ad esempio, non porta a casa il bottino pieno addirittura da inizio ottobre, da quel successo alla terza di campionato contro il Porto d'Ascoli, dopo il quale il Chieti ha pareggiato tanto, 5 volte, e perso in due circostanze, sempre all'Angelini, contro Castelfidardo e Castelnuovo. Lo stadio di casa sta diventando tabù e anche la classifica richiederebbe uno squillo che potrebbe proiettare i neroverdi a metà graduatoria, sfruttando ad esempio gli stop forzati di Montegiorgio, Vastese e Castelnuovo. Lucarelli avrà Fabrizi davanti anche per cercare di tornare al gol dopo ben 213 minuti. L'ultima marcatura di Verna col Castelnuovo, prima dei due 0-0 consecutivi con Matese e San Benedettese. Sul fronte rosso-blu, il Notaresco avrà di nuovo a disposizione Sciba tra i pali, ma più in generale ha il problema opposto rispetto al Chieti. La squadra di Epifani segna, ma incassa forse qualche gol di troppo. Aspettando di recuperare le due partite rinviate con Matese e Castelfidardo, mercoledì coi campani, il 6 gennaio coi marchigiani, cambiare passo prima che in alto scappino è imperativo. Il Pineto, a proposito di alta classifica, va a far visita al Fano. Campo ostico, ma i Granata sono una delle delusioni del campionato e stanno per salutare quello che doveva rappresentare il pezzo pregiato del mercato, Vittorio Esposito. Il fantasista molisano non si è ambientato ed è destinato a lasciare la squadra che da qualche giorno è passata nelle mani di Roberto Cappellacci. A lui e alla sua esperienza, specie in quarta serie, si affidano i marchigiani. Il Pineto, invece, cercherà di ripartire dopo l'unico punto messo insieme tra Porto d'Ascoli e Vastese, che è valso una frenata in classifica. Il Nereto, invece, aspettando di completare un organico che potrebbe vedere presto qualche nuova pedina, ha l'impegno più difficile contro la capolista Trastevere. I vibratiani sono penultimi della classe e hanno vinto solo una volta contro l'Aurora Alto Casertano. I capitolini, invece, non pareggiano mai e hanno un'assoluta propensione ai tre punti, conquistati 8 volte su 10. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.